Sì, io presento solo il progetto come Confindustria, come diceva l'assessore Costi. Questo progetto è stato un progetto realizzato grazie al supporto di Confindustria Modena, che oggi rappresento in qualità di vicepresidente. Confindustria, a seguito del terremoto del 2012, si è subito attivata per far fronte, insomma, ai problemi più che altro delle aziende, delle attività produttive, che abbiamo cercato di aiutare e supportare per far partire il prima possibile. In contemporanea però la giunta degli imprenditori aveva deliberato di fare anche qualcosa di concreto, di effettivamente insomma, operativo sul territorio, quindi il gruppo giovani che all'epoca insomma presiedevo era stato delegato alla selezione di un progetto sul territorio. Così abbiamo fatto, noi abbiamo incontrato i sindaci e le istituzioni del territorio modenese, che ci hanno subito detto di concentrarsi sulle necessità urgenti delle fasce deboli della popolazione. Il progetto di Casa Insieme era stato quindi proposto da ASP, il progetto ci era piaciuto, l'abbiamo fatto nostro, l'abbiamo presentato anche al Club dei 15, che è il club delle 15 associazioni più industrializzate, diciamo, del territorio nazionale, sono quasi tutte associazioni del nord e del nord-est, e grazie al supporto del Club dei 15 e alla donazione di 150 imprese modenesi noi siamo riusciti a raccogliere 700.000 euro che sono andati a copertura totale del progetto. Abbiamo poi fatto un bando pubblico a cui hanno partecipato fornitori associati a Confindustria e la Pica Costruzioni ha appunto vinto il bando e ha portato avanti la nostra attività. Quindi il progetto per noi è stato una fonte, insomma, di soddisfazione, perché siamo riusciti a effettivamente donare qualcosa di concreto al nostro territorio. Questo è come è nato il nostro appoggio. Adesso lascio la parola all'architetto. Grazie. Grazie, grazie. Va bene. Allora, io ho il conto, sarà nei 10 minuti, lei mi fa un cenno e io smetto, lui mi dà una pedata e smetto immediatamente. Perfetto. Bene. Allora, scusami, ma devo essere da un'altra parte, mi dispiace proprio, ma lascio Michele Zanelli. Allora, la storia della panchina l'ha già raccontata Palma Costi, perché e corrisponde al vero. È andata proprio così. I primi schizzi di questo piccolo manufatto sono nati stanno lì seduti su una panchina che un po' anche ogni tanto traballava. Vabbè, ho letto con attenzione la motivazione, ovviamente sono molto contento, però vi rilancio di là dalla rete una palla. Che è questa. Voi avete fatto un'osservazione sul problema della composizione architettonica ed è una questione che mi intriga molto, nel senso che avete osservato, secondo me giustamente, che non c'erano progetti con straordinarie esibizioni muscolari da quel punto di vista, nel senso anche della qualità, evidentemente. Allora, io dico semplicemente che questo piccolo, anzi questa collezione di piccoli edifici che stiamo realizzando, in parte abbiamo realizzato insieme agli uomini e le donne di ASP, insieme alle imprese, insieme a tutti quelli che ci hanno messo di volta in volta i soldini, e sono state tante persone veramente generose. Dico, queste piccole architetture, se la città contemporanea ha ancora senso essere letta come uno spazio dentro cui io posso rinvenire i monumenti e un basso continuo fatto dell'architettura ordinaria, e soltanto in questa relazione le due cose consentono l'una di leggere l'altra, altrimenti noi non riusciremo a leggere la nostra città così com'è. Beh, questi piccoli edifici stanno dentro al basso continuo, stanno dentro all'architettura ordinaria. Io penso che sia una scelta etica di stare dentro a quell'altro. Penso che sia giusto stare dentro a quell'albero, penso che sia quella la sfida da provare ad accettare. Perché vorrei dire che talvolta c'è molta architettura che invece, come dire, è un po' autoreferenziale, tende un po' ad essere
l'esibizione dell'ego dell'architetto, lo dico l'architetto, ahimè, sì, lo dico ahimè l'architetto. Allora, questo edificio sta dentro a quella cosa là. Allora, vi rubo proprio 30 secondi velocissimi per ricordare a tutti che le condizioni sono cambiate. Io sono di origine veneziana, qui era una marea, diciamo, eccezionale, ma neanche troppo, ahimè, fuori dal mio studio. Per cui, come dire, la natura ti ricorda che, con sempre maggior frequenza, è l'effetto del riscaldamento globale, boh, non lo so. Poi ci sono i pubblicitari che si sono accorti che, no, sfruttano questa idea del clima che si sta tropicalizzando. Questa è Piazza San Marco, i pappagalli non ci sono, state tranquilli per il momento. Però non è detto che arrivi, che non arrivino. Oppure, no, New York, se il clima continuasse così, questi potrebbero essere dei scenari credibili. Forse, speriamo di no, dipende da noi. Comunque apocalittici, non c'è dubbio. Ma in genere, allora, appunto, che cos'è la sostenibilità? Boh, non lo so, se tu metti qua intorno 10 architetti, ognuno di loro ti dice una cosa differente. 10 sindaci, ognuno, come dire, reclama un progetto sostenibile per il suo territorio a partire da argomentazioni differenti. Però diciamo che nell'immaginario collettivo, cioè, per molti anni l'architettura della sostenibilità è sempre una cosa un po' strana, cioè degli strani edifici, delle pareti verdi, delle architetture con dei contenuti tecnologici molto spinti, sicuramente con prestazioni straordinarie, ma è sempre un po' strano, perché c'è un po' questo delirio di onnipotenza della tecnologia, c'è, un po' forse insito nella natura dell'uomo. Alcune cose sono meno spiegabili di altre, interessanti, opportune, non lo so, però ci sono anche dei momenti in cui la ricerca deve, come dire, sfondare le porte e presidiare lo spazio della stanza, no? Forse un po' di anni fa, non molti anni fa, vivevamo quella condizione. Allora, ancora 3 diapositive e poi vi faccio vedere, faccio scorrere velocemente le figure prima che questo signore mi calci. Vi propongo questa idea della sostenibilità, questa che queste 3 foto in sequenza mostrano. Se vi sforzate un po', vicino al fiume, dentro alla foresta, si intravede una piccola radura. Se mi avvicino, è una radura che gli indios hanno creato ad hoc su quella misura per il loro sciabono, che è una abitazione collettiva, e hanno diradato esattamente gli alberi che servivano per fare, come vedete, no? Esattamente il perimetro, senza sprecarne uno di, senza toglierne uno di più né uno di meno. E se poi li si guarda, sembrano anche felici, per cui uno dice, ma porca miseria, forse sti qua, sì, no, a noi di andare in giro così non ci piacerebbe, però di essere felici ci piacerebbe tanto. Poi arriva il terremoto e comincia a raccontarvi di questo progetto interessante nato sulla panchina e che in qualche modo anche là, come dire, riflette sulle condizioni del territorio e pensa al fatto che alla realizzazione di un servizio nuovo per 9 comuni avremmo potuto tentare la strada della polarizzazione, cioè raccogliere, diciamo che le micro residenze costano circa, il costo di costruzione è 550.000 euro l'una, 600.000 euro, diciamo che parlano 700.000 euro di quadro economico, tanto per il piatto dei settori, più o meno, insomma, 700.000, non ha importanza. Se ne vogliamo realizzare 9, diciamo 6 per 9 vi viene un bel numero che avrebbe consentito di costruire un'architettura dentro la quale forse gli esercizi di composizione sarebbero stati forse anche più legittimi, forse anche opportuni, perché ovviamente l'edificio sarebbe stato più complesso. Abbiamo scelto la strada, abbiamo, non noi progettisti, ma diciamo che il progetto attraverso ASP e anche molte altre persone che sono sempre direttamente o indirettamente state coinvolte nel dibattito di quei giorni, abbiamo scelto, e insieme ai sindaci peraltro, invece di aggrapparci a un'idea che questi servizi avessero una dimensione conforme rispetto alla realtà territoriale, che
fossero in qualche maniera, mi ricordo che usavano questo slogan, che era necessario, sarebbe stato necessario ricostruire i paesaggi del welfare, in qualche modo. Io, sapete, ho studiato tanto, ma facevo un po' fatica a mettere a fuoco esattamente che cosa volesse dire. Poi a un certo punto c'è stata l'intuizione che voleva dire in qualche modo coltivare un'idea che mi era già frullata in testa, e cioè che la sostenibilità è un problema di progetto urbano. La sostenibilità non è un problema di esibizione muscolare di alta tecnologia. E dicevo prima che in qualche modo dentro a questa cosa c'è quasi una scelta etica che mi piace richiamare. Io vedo tante volte molti edifici, adesso e poi veramente scorro l'immagine e basta, vedo molti edifici che in qualche modo, come dire, cercano la prestazione per la prestazione, cercano l'efficienza energetica, cioè cercano il numero. E io penso che non ci dobbiamo dimenticare che invece l'efficienza che noi cerchiamo è un'efficienza che guarda al benessere delle persone. Adesso forse è un po' un eccesso retorico, però è questa la questione. Allora, vi confesso alcuni peccati, me ne confesso due al volo, così, ai tecnici vi confesso. Confesso che rispetto al rapporto ideale, al rapporto di forma ideale, talvolta più di far vedere, non so, un bel paesaggio a un mio ospite, che all'ospite di uno dei miei edifici, che magari già ha dei problemi, vive una vita tendenzialmente ad un'altezza diversa dalla mia, perché non so, viaggia in sedia a rotelle, eccetera. Io intacco quel fattore di forma ideale e dico, vabbè, lo so qual è il fattore di forma ideale, ma forse la sostenibilità, come dire, mi obbliga ad introdurre anche delle altre considerazioni. Allora apro un buco, perdo efficienza, ma te lo faccio vedere lo stesso. Oppure, non so, se mi devo inserire in un tessuto, so, sembrano cose banali, però guardate, se ci guardiamo intorno, la città ci mostra qualcosa di differente, ci sta mostrando qualcosa di differente da molti anni, e in questo noi architetti abbiamo delle responsabilità gravissime. Allora, se devo scegliere come collocarmi dentro un tessuto preesistente, forse anche la best orientation, che i miei magici programmi mi indicano con assoluta precisione, e vabbè, insomma, vediamo, ci posso anche rinunciare, per qualche grado ci rinuncio, perderò efficienza, certo che perderò efficienza dal punto di vista della prestazione energetica, ma magari conquisto qualcosa d'altro. Allora, con questo atteggiamento è nato questo progetto. Questo progetto poi mutuava da alcune esperienze nord europee questa idea del co-housing, del vivere insieme, no? E ci siamo interrogati sul fatto, adesso chiudo, vado veloce. No, ci siamo. Allora, il progetto usa queste strategie adattive, conforma un gradiente di privacy ragionando sulla sezione trasversale, dagli spazi della convivialità agli spazi individuali dotati di maggior privacy. Accetta la sfida dell'idea che il sole sia il principale fattore di forma, e per cui sulla medesima pianta le coperture si conformano a seconda degli orientamenti, ma accetta anche l'idea che a seconda delle dimensioni, delle condizioni che di volta in volta i sindaci ci mettono sul tavolo, il progetto si tira, si adatta, proprio si adatta. Questa è l'esperienza di San Felice sul Panaro, questa è una foto che mi è cara, perché in qualche modo, pur essendo, c'è sempre questo problema di misurare l'eteronomia del proprio progetto rispetto al contesto, cioè ci mettiamo in continuità o in discontinuità, e questo, il problema di questa misura di continuità e discontinuità è una delle questioni intriganti per noi progettisti, per cui mutuo le misure della bassa densità all'intorno, però provo ad esprimere altri caratteri che nascono per esempio dalla ricerca di prestazione il problema di proteggermi dal sole e via così. Ve le faccio scorrere velocemente. È proprio veramente una baracchina di legno molto performante da svariati punti di vista. Gli spazi conviviali, gli spazi intermedi con gli spazi accessori, gli spazi delle camere,
quelli di maggior privacy. E chiudo mostrandovi nonna Rosina che usa quegli spazi. Lo faccio senza nessuna retorica, sono andato lì, vi racconto questo e poi chiudo veramente. Vado lì, in incognito, insieme al direttore di Alto, al presidente, a mostrare questa struttura ad un altro sindaco, ricordo questo. E la cosa che mi ha portato sulla soglia della promozione è stata quando questa signora, che sfiora i 90 anni, lucida più dell'architetto senza dubbio, mi prende per mano, mi porta in camera, e mi dice, guarda, io non ho mai avuto niente nella vita, guarda in che camera vivo, è bellissima e sto benissimo. Poi si gira, mi guarda, e non so per quale intuizione, mi fa, ma tu chi sei? E io confesso, sono l'architetto. Mi ha abbracciato e io ho rischiato di piangere in quel momento. E devo dire che questa esprime l'idea di sostenibilità, proprio quella che abbiamo provato a cercare dentro questi progetti. Grazie.